Quando parlo di Lombardia concreta intendo... Assessore Garavaglia, oggi la Giunta ha deliberato delle risorse in generale per l'economia, 260 milioni circa, in che settore in particolare? Sì, questo è il totale del movimento che abbiamo fatto con l'assestamento di bilancio. Premesso che abbiamo avuto dei tagli importanti già a inizio anno, 300 e rotti milioni, più quelli ulteriori, ma nonostante questo la Lombardia non si ferma, anzi va avanti. Con l'assestamento muoviamo 262 milioni di euro e di questi faccio qualche esempio giusto per capirci. Ne mettiamo 56 in area economica e qui per esempio aumentiamo il capitale di Finlombarda, questo è molto importante perché la nostra banca regionale con altri 10 milioni di euro arriva a 260 milioni di euro, con una leva 10 sono parecchio importanti per poter dare molti soldi alle imprese che ne hanno particolarmente bisogno. Poi investiamo tanto anche per esempio in infrastrutture, 66 milioni di euro per migliorare il patrimonio delle nostre ALER e si sa quanto ce n'è bisogno. Ancora 31 milioni di euro per esempio per il collegamento dei due terminal di Malpensa, anche qui si sa quanto c'è bisogno di sviluppare questo aeroporto. Poi se andiamo all'area sociale, nell'area sociale oltre ad incrementare per esempio i fondi Nasco e Cresco di 2 milioni, mettiamo altri 6 milioni per il sostegno alla famiglia, 55 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario. Insomma, la Lombardia non si ferma, anzi investe molto perché vogliamo proprio far svoltare e si svolta solo se cresce la Lombardia, il resto del paese aspetta solo questo. Senta, lei ieri ha partecipato alla conferenza unificato Stato e Regioni, quali sono stati i temi al centro? Sappiamo anche l'immigrazione, però la discussione è stata rinviata, perché? Ma è stata rinviata perché l'ha voluto la Regione Lombardia. Nella bozza di intesa che c'era su Mare Nostrum c'erano dei punti che alla Lombardia non andavano bene, che al Presidente Maroni non andavano bene. In particolare si parlava di rifugiati, di profughi, senza tener conto che in generale parliamo di immigrati. Oggi il Ministro Del Rio ha detto che l'80% sono rifugiati e il 20% sono clandestini. Ora, fosse vero che questa è la percentuale, vuol dire che ci sono, sono arrivati negli ultimi mesi 10.000 clandestini, fosse vero, però non abbiamo saputo che ci sono stati 10.000 espulsioni, quindi il problema c'è, è molto serio e questo è il primo. Poi c'è un problema di risorse ovviamente, perché non è possibile che poi alla fine i costi ricadano sui comuni, perché giusto per fare un esempio, un minore non accompagnato che va in una struttura di ricovero idonea costa al comune 80 euro al giorno per anni. Qui parliamo di migliaia di persone e quindi è giusto che se il governo ritiene che questa sia una cosa intelligente paghi i costi passati, presenti e futuri dell'operazione. Ecco, questo ad esempio erano alcuni dei temi su cui si discute, ce ne sono parecchi altri. Se il documento cambierà noi daremo la nostra intesa, altrimenti no. Anche di riforme costituzionali, dell'impasse che c'è al Senato, anche di questo, visto che coinvolge anche le regioni. Sì, se ne è parlato, ma su questo diciamo le regioni hanno già chiuso il loro lavoro presentando in Senato ai relatori Finocchiaro e Calderoli un set di emendamenti, di proposte di miglioramento molto, molto importanti. Aspettiamo l'esito di questa discussione che c'è in Senato, anche un po' preoccupati da quello che è successo, perché non è bello vedere dei senatori spostati come birilli. Secondo lei perché è successo questo, questa situazione nel PD, come la legge? No, queste sono questioni politiche di un altro partito, non ci voglio entrare. Da ex senatore ricordo che il mio partito mai mi ha chiesto di fare qualcosa contro la mia volontà.